Cari amici di pomeriggio, eccoci tornati ad uno dei nostri incontri e oggi qui accanto a me ho un caro amico, vogliamo dire, di pomeriggio, perché l'abbiamo già visto comunque impegnato in una importante opera di divulgazione, di promozione di quello che è un progetto seriamente interessante. Si chiama Senior Borgo, accanto a me c'è Alessandro Maria Bollettini, che questo progetto se l'è proprio inventato da zero. Alessandro, benvenuto. Grazie mille, buonasera, buonasera Barbara. Sì, questo progetto Senior Borgo nasce come una tesi sperimentale della mia laurea magistrale. Diciamo che tu sei laureato, una signora laurea. Sì, sì, alla Luis Guido Carli di Roma in Management, Entrepreneurship and Innovation, quindi imprenditorialità ed innovazione. E appunto ho portato in sede di discussione di tesi, una tesi sperimentale che riguardava un mio progetto imprenditoriale volto a ripopolare i borghi italiani. E tesi sperimentale che è ambientata, diciamo, nel mio comune di origine, nel mio borgo di origine, che è la vicina Fano Adriano. Ecco, perché tu a Fano Adriano in realtà proprio hai le origini della tua famiglia materna, giusto? Esatto, dal ramo materno, da parte di mia nonna materna, che purtroppo è venuta a mancare proprio 3 anni fa, diciamo poco dopo la discussione della mia tesi, che tra l'altro è dedicata proprio a lei, perché diciamo il mio sogno è quello di ripopolare il borgo proprio come era nei suoi racconti. Parliamo dei borghi italiani, che sono stati, diciamo, i centri produttivi, anche culturali, se vogliamo, in tante fasi della storia italiana, e che adesso invece sono dimenticati, abbandonati, e che purtroppo sono sempre più spopolati. E questo è un processo, diciamo, inesorabile, che però appunto voglio provare ad invertire con questo, con questo progetto. Ecco, perché tu tra l'altro, insomma, hai un'esperienza di vita nella metropoli, no? E mi raccontavi in una intervista di qualche tempo fa, in occasione proprio del tuo incontro a Fano Adriano, tu hai già avuto un incontro rispetto a questo progetto del Senior Borgo, di cui ci parlerai adesso fra un minuto. Hai già avuto un incontro a Fano Adriano, che è stato un incontro di grande successo, perché è stato realmente reputato molto interessante dagli abitanti di Fano, ma non solo, perché sono venuti in tanti anche da fuori. Ora, qual è l'idea alla base del Senior Borgo? L'idea, appunto, tu adesso ti riferivi proprio al fatto che io ho vissuto nella metropoli e me ne sono allontanato. A me piacerebbe, diciamo, riportare questo, diciamo, questo processo che è nato in me, appunto, di fuga dalla metropoli e di avvicinamento invece a realtà più piccole, anche su un target che è in piena espansione, che è quello degli over 65, quindi dei giovani pensionati autosufficienti. È uscito proprio pochi giorni fa un report dell'Istat che dice che dal 2050 in poi arriveremo ad avere anche 3 pensionati praticamente per ogni giovane lavoratore, e questo sarà un problema che prima o poi, tra parentesi, andrà affrontato. E detto ciò, però, si creano anche appunto delle opportunità, perché c'è questo target, quello dei giovani pensionati e gli over 65, e che può essere appunto attratto, secondo l'idea del Senior Borgo, appunto nei borghi italiani. Quindi, prendendo l'esempio di Fano, si possono andare ad allestire dei servizi ad hoc per questi giovani pensionati, in modo da attirarli nel borgo, andando a scegliere un tipo di vita e di residenza che ha delle caratteristiche tutte sue rispetto alla città. Diciamo, quindi, che è un tipo di vita che attrae molti di noi, nel senso che sicuramente parliamo di luoghi, no, con un ritmo più lento. Esatto, la famosa vita lenta, no? Questo concetto che va tanto di moda ultimamente, il ritorno alle origini, alla tranquillità, ma soprattutto alla socialità, perché quando si pensa alla montagna, alla vita lenta, magari si pensa spesso all'eremitismo, alla solitudine o al luogo spento. Invece in realtà il Senior Borgo va in tutt'altra direzione, cioè vuole creare aggregazione e socialità tra le persone che scelgono di andare ad abitare il borgo, che è proprio al contrario rispetto a ciò che invece accade nella città. Nella dove città il cittadino è un numero, certo. Esatto, invece in una piccola comunità ognuno ha un ruolo, ognuno appunto ha una sua importanza, rilevanza, e può incidere nella vita di tutta la società. Infatti la cosa importante del Senior Borgo è che i clienti non sarebbero soltanto i fruitori passivi dei servizi, ma a loro volta sarebbero i promotori attivi, perché potrebbero organizzare loro stessi
Ah, spieghiamo un po' bene come funziona questo progetto, perché esatto. Proprio è studiato anche in tutte le sue linee di attività. Quindi, esatto, prima di tutto diciamo il cliente dovesse decidere di scegliere il borgo, vivrebbe secondo il modello dell'albergo diffuso in appartamenti indipendenti, autonomi, diffusi appunto all'interno del borgo, quindi continuando a mantenere la propria autonomia e indipendenza, non sarebbe una vita alberghiera, semplicemente cambierebbero, diciamo, dalla città, passerebbero al borgo. Mezzo alla natura, aria buona, acqua buona, poi a Fano esatto. Per esempio c'è un'acqua eccezionale. Esatto, con note insomma caratteristiche diuretiche, esatto. Eccetera eccetera. E detto ciò, avrebbero poi dei servizi a cui potrebbero accedere, ad esempio la spesa a domicilio, quindi la consegna a domicilio della spesa e dei medicinali, e l'accesso poi alla telemedicina, quindi comunque una tutela sanitaria H24. Con questi braccialettini. Sì, esatto, con i cosiddetti wearable devices, cioè più comunemente i braccialetti digitali. I braccialetti digitali. Col braccialetto, insomma, ti metti il braccialetto, questo ti controlla tutto, pressione, esatto, temperatura, saturazione, battito, quindi, soprattutto. Battito. Cioè, esatto. Quindi c'è veramente un controllo ancor più... immediato rispetto magari a chi vive in città, però sta esatto. Da solo in appartamento. Esatto, comunque è un tipo di controllo continuativo e nel momento in cui ci dovesse essere poi un problema, appunto H24 partirebbe un alert. Ha una stazione di controllo, cioè sì, proprio sì, una sì, cabina sì. Di proprio controllo. Dei medici convenzionati che però a quel punto fanno partire in caso di urgenza ambulanze, il vero e proprio pronto soccorso. E tra l'altro certo. Questo è un dato interessante. Visto che i borghi sono serviti dall'elisoccorso, si accede più facilmente a un pronto soccorso, più rapidamente con l'elisoccorso da Fano Adriano a Teramo, per dirvi, che mediamente a Roma, all'ospedale più vicino, ecco. Perché a Roma le tempistiche medie sono molto più chiaro. Lunghe rispetto a quelle che garantirebbe per dire l'elisoccorso. Quindi spesso si pensa a vivere in un luogo più... piccolo e meno abitato, da questo certo, punto di vista per molti un problema. Può essere sì un detrarrente, no, rispetto esatto. Alla invece esatto. Invece ecco addirittura no, e poi la cosa più importante a livello dei servizi sarebbero i servizi proprio culturali, quindi l'organizzazione di eventi, attività comuni, corsi, laboratori, e come dicevo prima non sarebbero solo fruitori passivi, queste persone che stiamo parlando, questi giovani pensionati, a loro volta, cioè nella loro vita, appunto, hanno avuto un background culturale, lavorativo, ognuno è un professionista che è poi è andato in pensione. Quindi l'esempio che faccio sempre, ad esempio, l'insegnante in inglese che è andata in pensione può fare il corso di inglese per tutta quanta la clientela del signor Borgo, il falegname può fare il laboratorio. Un arricchimento assoluto per questo borgo e diventerebbe multicultura, multidisciplinare, esatto. E chi più ne ha più ne metta, insomma è veramente un'idea attraente, e così in effetti è sembrata ai tanti che sono venuti al primo incontro del signor Borgo, che c'è stato ad aprile, intorno alla metà di aprile. Esatto, il 13 aprile si è tenuto un incontro, devo dire, molto partecipato, in cui ho spiegato il business model alla comunità. È stata la prima volta che ho avuto modo di farlo effettivamente di fronte a tutto il paese, sono venute anche diverse persone da fuori, anche questa è una cosa importante, perché l'obiettivo potrebbe essere quello non solo di attirare proprio ex novo, degli anziani ad esempio di Roma o delle città della costa adriatica che non conoscono il borgo, ma questo sistema potrebbe anche attirare a Fano Adriano stabilmente i proprietari di seconde case che hanno già quindi una casa a Fano Adriano, ma che semplicemente attualmente non hanno un motivo per viverci tutto quanto certo. L'anno. Oppure magari gente che è andata fuori per lavorare e poi al momento del pensionamento chiaramente potrebbero desiderare di tornare, ma certo. Come? Col signor Borgo. Esatto, perché quello che manca, diciamo, per abitare i borghi italiani non sono le case, siamo pieni di case, siamo pieni di borghi, purtroppo anche pieni di città fantasma, quindi il cemento, le pietre, quelle ce l'abbiamo. Il problema è che abbiamo sempre avuto il contenitore, ma non c'è mai stato il contenuto. Quindi, oltre al luogo in cui abitare, serve poi il servizio che ti spinga a scegliere di stare in un luogo. E il signor Borgo vuole portare proprio questo. Io veramente mi immagino già questo borgo meraviglioso. Io l'ho immaginato tante volte. L'hai immaginato tante volte. Sì. Tra l'altro, Fano Adriano, tu l'hai studiato perché ha proprio anche delle caratteristiche particolari. Quindi anche il fatto che sia
pianeggiante, no? C'è uno studio anche del tipo di borgo, non tutti i borghi sono adatti al signor borgo. Esatto, infatti diciamo, la mission del signor borgo attualmente è ripopolare appunto il primo borgo a Fan Adriano. La vision, quindi la speranza per il futuro, anche vorrei replicare il modello diciamo in tanti altri borghi italiani. Però c'è da dire che chiaramente non tutti i borghi hanno le caratteristiche che ha Fan Adriano. Fan Adriano, ad esempio, ha la fibra ottica, questa è una cosa diciamo non da poco, è fondamentale comunque permettere una connessione internet efficiente e quindi far funzionare bene anche l'app, ad esempio del signor Borgo che avrebbero i clienti per prenotare i corsi, per prenotare la spesa a casa, per avere le notifiche appunto delle attività che devono svolgere, eccetera, eccetera. E in più ci sono appunto questi spazi pianeggianti di cui parlavi che raccontano diciamo un passato magari anche un po' più nobile di questo paese, ma soprattutto sono degli spazi a livello urbanistico, creano delle possibilità proprio di socializzazione, di aggregazione maggiore. Spesso i borghi, e per carità questa caratteristica è bellissima, però spesso sono un insieme di case affastellate l'una sull'altra che non permettono di sviluppare questo tipo di concetti. Invece Fan Adriano a questi spazi, insomma, a livello urbanistico permettono di sviluppare tante potenzialità. Ecco, Alessandro, nel primo, quindi nel primo incontro c'è stata proprio una descrizione di quello che è il progetto. Il progetto, come si può sviluppare, eccetera. Ci sarà prossimamente un nuovo incontro, sempre sul signor Borgo, sempre a Fano Adriano, all'interno del progetto Officine del Gran Sasso, nella sala appunto di Officine del Gran Sasso. E che temi si affronteranno questa volta? C'è uno sviluppo della situazione? Sì, ci sarà sicuramente uno sviluppo perché appunto nel tempo speriamo di arrivare a quella che è diciamo la pietra miliare fondamentale, che in realtà è il primo e tra virgolette ultimo ostacolo, diciamo, e da lì in poi tutto quanto dovrebbe andare in discesa, vale a dire il censimento delle abitazioni. Sappiamo che Fano, tra le varie qualità che ha, anche quella di avere comunque tante abitazioni sfitte, disabitate, però tutto sommato in buono stato, che potrebbero essere appunto le abitazioni che dovremmo mettere a disposizione degli eventuali clienti. Il problema è che diciamo si basa tutto quanto proprio sulla ricerca di queste abitazioni, anche il business plan. Quindi per arrivare ad una fase più concreta, più operativa, che la seconda fase, dobbiamo sapere quante persone possiamo ospitare, perché poi da quello dipendono i ricavi e di conseguenza dipende anche... È chiaro che Alessandro ha già in mente tutto, no? Il plafond minimo di persone ospitate, quante case servono, eccetera, quindi spiegherà tutto perfettamente. Ecco. Esatto. E quindi in questa fase appunto cercheremo di tirare un po' le somme su questi aspetti e poi si andrà un po' a spiegare quella che sarà la timeline del progetto, che indicativamente io spero di poter avviare nella prossima primavera, quindi primavera 2025. Nella primavera 2025, quindi questo secondo appuntamento è molto importante per riuscire proprio a entrare nella fase operativa. Diciamo che la fase, quella progettuale, squisitamente insomma teorica, ma anche... Insomma, viene da comunque uno studio che Alessandro Maria Bollettini comunque ha effettuato sul borgo di Fano Adriano, dovrebbe essere avviata una fase più concreta, più operativa, appunto attraverso il censimento delle abitazioni. Certo, poi l'altra cosa importante è che nel frattempo, parallelamente, a Fano Adriano sta succedendo un'altra cosa epocale, questo è un altro punto di svolta, che è quello della fondazione di una cooperativa di comunità. Quindi il signor Borgo diciamo camminerà da solo sulle sue gambe, però insieme a questa cooperativa diventerà socio, cioè l'impresa diventerà socio proprio anche di questa cooperativa, che a sua volta creerà comunque servizi e infrastrutture necessarie per creare attrattività per il paese. Io proprio, come dire, mi sembra di sentirti avere la visione di una fabbrica, sta proprio iniziando la costruzione di un nuovo futuro per questo borgo, quindi c'è tanta carne insomma al fuoco. C'è tanta carne sul fuoco, c'è tanto fuoco perché c'è tanta passione per cuocerla bene, però niente, appunto adesso dobbiamo riuscire a concretizzare il tutto, quindi in realtà mi tengo molto nei piedi per terra. C'è bisogno proprio di voi.
c'è bisogno di una grande, di un grande apporto comunitario, di grande interesse. Diciamo che anche ci può essere un grande interesse anche da parte di chi non è di Fano Adriano, ma magari ha voglia di investire, di far parte di questo progetto. Certo, questo assolutamente. Poi diciamo che in una prima fase il progetto è abbastanza, cioè lo vedo come abbastanza fanocentrico per forza di cose, però è un progetto comunque si può anche allargare in realtà poi ai borghi vicini. È chiaro, bisogna partire prima dal micro e poi nel caso allargarsi al macro, quindi se il tutto funziona io credo che comunque questo sarà un progetto che porterà benefici a tutta l'area e a tutto il comprensorio del Gran montano Sasso e della zona di Fano Adriano, del Gran Sasso sicuramente. Allora, molto bene, io vorrei ribadire appunto quindi l'invito a seguire il secondo incontro con il signor Borgo, lì Alessandro Maria Bollettini entrerà proprio nel concreto, nel vivo di questo progetto così interessante, e io devo dire che adesso mi organizzo con le amiche, prenotiamo. Fra qualche magari, anno, non è ancora magari. Ora, non è ancora ora, ma fra qualche anno, un po' di anni, diciamo, un po' di anni, però io osservo, mi piace questo progetto, mi piace moltissimo. E dunque, un'altra cosa che possiamo dire adesso, al di là del partecipare all'incontro, eccetera, come dico sempre, è fondamentale il passaparola. Quindi, se doveste vedere, insomma, questo articolo, essere incuriositi, eccetera, prima di tutto potete chiedere i miei contatti, insomma, contattate, eccetera, che ne possiamo parlare, possiamo approfondire. Tra l'altro potete chiedere tutte le informazioni sul sito di Officine del Gran Sasso, sulle pagine social di questo progetto che riguarda proprio non solo Fano Adriano, ma sappiamo anche l'area vasta del Gran Sasso. Potete chiedere informazioni e contatti di Alessandro per tutto ciò che riguarda il signor Borgo. Poi noi Officina del Gran Sasso vi metterà chiaramente in contatto. Grazie Alessandro. Grazie a te. Grazie a voi cari telespettatori, come vedete un nuovo progetto sta proprio prendendo il via, quindi io vi invito a partecipare a questo secondo incontro e a chiedere informazioni, insomma è veramente curioso, veramente interessante. Vi do appuntamento al prossimo mercoledì, come sempre, con un altro ospite interessante, come forse speriamo, Alessandro Maria Bollettini. Grazie Alessandro di essere stato con noi. Grazie a te, grazie a tutti voi. E torniamo in studio.